Abbiamo visto quanto la nuova Nissan Micra abbia un'estetica da urlo, ma invece per la praticità, come se la cava? Cominciamo dai sedili anteriori. Posizione di guida ottima, perché riesco a trovare una buona triangolazione con la leva del cambio, il volante e il sedile. Io sono alto 1,85 m. Il volante si riesce a regolare in altezza e profondità senza troppi problemi, non al massimo dell'escursione, ma direi che non è niente di preoccupante. Per quel che riguarda il resto dei comandi, invece abbiamo lo schermo dell'infotainment, il climatizzatore automatico che è di serie su questa Tecna, invece opzionale a 600 euro su altri allestimenti, e poi una leva del cambio subito sotto, vi dicevo, ha una buona escursione, è lunga, in effetti non è il massimo per chi è amante della guida sportiva, ma comunque è semplice e molto morbida da utilizzare. E subito davanti invece il comando per l'accensione del motore, perché questa Micra, in particolare nell'allestimento Tecna, ha la chiave con accensione a radiocomando, di conseguenza si clicca un tasto sulla portiera, si entra direttamente dentro, tutto semplicemente avendo la chiave in tasca. E invece per i sedili posteriori abbiamo un'apertura che è piuttosto ampia, il problema è che l'auto è bassa, quindi bisogna un attimino scendere. Il sedile davanti è regolato ancora sulla mia altezza, quindi non abbiamo tantissimo spazio per le ginocchia, ma soprattutto per la testa. Guardate come devo stare piegato se vado fino in fondo, per cercare di stare un attimo più rilassato con le gambe. In ogni caso, proseguiamo con i materiali che sono stati utilizzati per i rivestimenti dell'abitacolo nella parte posteriore. Abbiamo completamente plastica dura, non ci sono rivestimenti di plastica morbida sulla portiera, sull'interno della portiera, ma una cosa invece che mi ha stupito sono i finestrini che scendono giù ancora con la manovella, non sono disponibili neanche come optional quelli elettrici, che oltretutto non vanno neanche giù fino in fondo. Non ci sono le bocchette dell'aria condizionata, una cosa piuttosto comune in realtà su auto di questa categoria, come non ci sono prese multimediali che, come vi ho fatto vedere prima, sono soltanto posizionate laggiù davanti, quindi per chi sta dietro caricare i propri dispositivi elettronici è molto complicato. Ultima cosa, gli attacchi Isofix sono facilmente raggiungibili perché c'è un'apertura direttamente nei sedili. E per quel che riguarda il bagagliaio abbiamo 300 litri di capacità minima, un numero che significa essere in linea con la categoria, con tutte le altre concorrenti, cioè abbiamo comunque una buona capacità per magari avere un weekend fuori porta in 2-3 persone, forse non tanto di più. Quello che però invece non mi è piaciuto tanto è la qualità del rivestimento. Ok, c'è moquette ovunque, questo non è assolutamente un punto a sfavore, anzi, però guardate ad esempio il ripiano come ballerino e... è proprio così, insomma, semplicemente un tappetino di compensato attaccato alla moquette, niente di che. All'apertura invece abbiamo un gradino che dà fastidio secondo me per caricare o scaricare le valigie pesanti con una plastica che alla lunga potrebbe rovinarsi. Divanetto posteriore sdoppiabile 60-40 fino a 1000 litri di capacità massima di carico e l'unica cosa, qui c'è un pezzo di plastica che invece non rende molto modulabile il vano di carico. Thank you.